raggiungere la faggeta dei Monti Cimini, ho deciso di passare per la zona di Canepina. Il motivo per cui vi consiglio di passare per questa zona è che c'è una strada molto particolare, molto divertente, che oltre a essere particolarmente rapida, è sfiziosa perché si sale molto dritti e molto velocemente. Ecco, questa è la rotonda. Se si andasse a destra si raggiungerebbe la montagna per la strada panoramica, mentre andando per questa strada, sostanzialmente proseguendo dritti alla rotonda, si raggiunge agevolmente Canepina. E ad una piazza particolare che vedrete a breve, girando a sinistra, si entra su una strada molto molto speciale. Date un'occhiata all'altimetro. Ed eccoci alla piazza del paese e qui girando a sinistra si entra in una strada molto molto interessante. Siamo a 1800 metri di altezza, dice la GoPro, e guardate che cosa succede adesso. Inizia questa salita che ci porta per l'appunto praticamente a un tratto abbastanza alto della strada montagna. Guardate la rapidità con cui si passa da 1800 metri a quasi a oltre 2000 metri. Questa è una strada molto divertente, l'asfalto viene presto meno e lascia posto al cemento. È una strada tendenzialmente abbastanza fattibile, ci sono delle curve un pochino, ecco, tipo queste, un pochino strette, che necessitano di una buona impostazione, ma niente di assolutamente niente di difficile. Guardate intanto l'altimetro come ha oltrepassato i 2000 metri e come continua a salire molto molto velocemente anche in questo tratto, da 2030 a 2050, 60, guardate 70. È veramente una strada divertente. Non siamo ancora arrivati in cima e siamo a 2100 metri. Sono passati pochi secondi da quando abbiamo imboccato questa strada e ovviamente siamo a 2150 metri di altezza ed è una sorta di, possiamo chiamarla scorciatoia, diciamo che al netto, della sua rapidità c'è però il fatto che, come vedete, a un certo punto è molto lineare. Siamo passati a 2200 metri in pochi secondi invece che fare i tornanti. E siamo arrivati all'innesto con la strada, diciamo la strada panoramica, chiamiamola così, a 2235 metri di altezza. Più avanti, inizieremo la salita per la faggeta. Ed eccoci dentro il vivo della faggeta. Abbiamo svoltato prima a destra e questa è una strada in realtà molto bella, seppur le macchine non si capisce perché non riescano a mantenere spesso la loro traiettoria. L'unica cosa di cui fare attenzione è questa curva a destra, che non è opportunamente segnalata, ma in realtà, ecco, vedete, è una curva spezzata. Io ho dovuto inclinare ulteriormente il GS perché è una curva a gomito non segnalata, quindi parte morbida ma taglia bruscamente. E se andate a troppa velocità, arrivate lunghi e dovete, diciamo, sconfinare, sfondare la linea intermedia. Ora, questa strada porta chiaramente verso Soriano, ma la cosa più interessante è che più avanti c'è un bivio dove è riportato il cartello Faggeta. Un bivio dove chiaramente si inizia la salita vera e propria. Siamo a circa 2500 metri di altezza, vediamo cosa succede quando prendiamo il bivio. Thank you.
Chiedo scusa per l'errore, ma in realtà siamo a 3290 piedi, non metri. Tenete presente che siamo 3000 piedi, sono circa 900 metri. E la nostra gita si conclude vicino Tuscania, quando decido praticamente di andare a trovare un vecchio locale ormai abbandonato, chiamato Fra Cirillo. Ora, per chi fosse della zona probabilmente conoscerà il ristorante, perché era un ristorante molto buono di carne, aveva dell'ottima carne. E questa strada, tra le altre cose, ha un punto molto bello che vi voglio far vedere prima di chiudere il video, che praticamente è una sorta di, potremmo chiamarlo, tunnel coperto dagli alberi, cioè proprio si passa in mezzo a un bosco. È molto molto bello, molto suggestivo, guardate che meraviglia. Bene, finisce così questa gita praticamente fatta tra Viterbo, Tuscania, i Cimini, e finisce nel parcheggio di questo ristorante ormai abbandonato, a cui a fianco tra l'altro c'è questa chiesa molto bella e anche molto particolare al campanile. Io vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi sia venuta voglia di viaggiare per queste strade che sono veramente belle e ben tenute nella maggior parte dei casi. E vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!